È stato presentato a Palazzo Lascaris il libro Il completamento dell'unità d'Italia dopo la morte di Cavour, 1861-1876, di Roberto Favero. Il volume ricostruisce, nel carteggio tra il marchese Emilio Visconti Venosta, uomo chiave della politica estera italiana per alcuni decenni, e Costantino Nigra, ministro d'Italia a Parigi, gli anni dopo la morte di Cavour, sino al completamento dell'unità nazionale italiana. Il volume si occupa di quello che è successo dopo la morte di Cavour, che è stato il completamento del processo di unificazione del nostro paese, che Cavour in realtà aveva già ipotizzato e aveva già definito in termini di punti di passaggio e di arrivo, cioè l'Italia doveva essere unita tutta quanta e la capitale d'Italia doveva essere Roma. Da questo libro emerge una cosa fondamentale: il pensiero di Cavour permane per tutti questi anni, per tanti anni dopo la sua morte, quindi ci ha lasciato una traccia che è seguita oltre la sua morte.